L'atteggiamento di Padre Pio verso i suoi penitenti, come stiamo vedendo in queste puntate, anche se delle volte era un atteggiamento forte, qualcuno, come ho detto, lo ha definito burbero, collerico, ma non è così, era un atteggiamento che nasceva dal suo amore per le anime, dalla passione che aveva di salvare le anime. E molti sacerdoti del tempo di Padre Pio lo volevano imitare. E Padre Pio, sapete che cosa diceva a questi sacerdoti? Li rimproverava perché gli faceva comprendere che loro non avevano i suoi doni, non erano stati chiamati a quella specifica missione. Ad un confessore che mandò via un penitente e che non tornò più, invece da Padre Pio quelli che venivano mandati senza soluzione tornavano, dice Padre Pio, disse così: è un lusso che tu non puoi permetterti. Così scrive Alessandro da Ripa Bottoni in Padre Pio racconta e dice. E invece alcuni confratelli che gli hanno chiesto, dice: padre, ma quando tu non assolvi delle persone e queste persone vengono da noi, noi che cosa dobbiamo fare? Sapete Padre Pio come ha risposto? Voi dovete assolverli. Vedete, sono episodi provati, testimoniati su giuramento di chi ha i testimoni de visu, cioè di quelli che hanno visto e ascoltato, sono episodi che ci fanno capire come Padre Pio aveva contezza della sua missione e non godeva, tra virgolette, di quando mandava via una persona, anzi soffriva, tant'è che ai suoi confratelli sacerdoti raccomandava: se io li mando via e vengono da voi, voi assolveteli, perché per lui era importante la salvezza delle anime. Lui aveva, come è stato dimostrato, il dono della scrutatio dei cuori, cioè sapeva leggere nel cuore delle persone. E oltre a questo sapeva anche vedere il cammino che quella determinata persona doveva compiere per purificarsi. E un'altra volta Padre Pio risponde a un suo confratello, gli dice: se io non vedo pentimento nella persona, non posso mica assolvere. E questa fa parte ancora oggi di una delle disposizioni della Chiesa, che per assolvere e perché il peccato sia veramente rimesso, assolto, c'è bisogno del pentimento autentico, vero e intimo del penitente. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.